Maria Pia, la formazione della coscienza per i giovani. Ecco, questo è un punto fondamentale nell'iter educativo. Si rischia di dare tante, tante informazioni che sono necessarie. Certo, devono conoscere chi ha scritto l'Eneide, chi l'Iliade, e chi era Salomone, eccetera. È una base di istruzione ci deve essere, ma poi deve entrare nella persona a fondo come una radice che poi darà virgolti forti, l'educazione alla coscienza, ossia che cosa è bene e che cosa è male. Rubare, anche in maniera subdola, anche quando nessuno si accorge, è male, è peccato. Nuocere alla verità, dire ciò che non è vero, ingannare il prossimo è male. Servirsi del sesso per procurarsi un piacere egoistico e momentaneo è male, anche se la sessualità in se stessa è dono grande di Dio perché permette a lui e a lei, nel sacramento grande del matrimonio, di collaborare con Dio per portare avanti il mondo. E anche quando non c'è il concepimento, l'amore dei due è cosa buona quando è fatta sotto lo sguardo del Signore e in purezza di intenzione. Ma ciò che è pienamente bene è l'amore come dono, servizio agli altri. Non sono venuto per essere servito, ha detto Gesù, quasi alla fine del suo iter terreno, ma sono venuto per servire. E ha detto: amatevi come io vi ho amati. Non ci ha amati per scherzo. Noi non dobbiamo scherzare con l'amore e con nessuno. Maria Pia, i giovani sono stati e sono e saranno sempre al centro della tua azione, del tuo messaggio, della tua contemplazione. Qual è l'eredità che tu vorresti lasciare ai giovani di tutto il mondo? Chi sono i giovani per te? I giovani sono il futuro della nostra storia. I giovani sono lo strumento di Dio per salvare questa terra minacciata. I giovani sono la luce nel sole che è Dio. Sono una luce contro le tenebre, l'ombra fitta di ciò che non è vero, non è buono, non è bello. La triade, verità, bontà e bellezza, abita in Dio, viene da Dio e costruisce l'uomo. Quando un giovane si propone di essere sincero, anzitutto, e di far concordare i suoi pensieri con la sua parola e con le sue decisioni, allora diventa anzitutto vero uomo. Quando c'è discordanza, invece, c'è un pasticcio, c'è qualche cosa che deprava l'uomo, perlomeno gli impedisce di dare tutto quello che dovrebbe dare. Penso che appunto il giovane deve essere vero, buono, perché solo con la bontà realizza una fraternità che gli permette di parlare con il negro dell'Africa, con il cinese, con l'olandese del nord, e di cogliere in ogni etnia qualcosa di bello, di buono che arricchisce il mondo. Non opporre la propria diversità,
ma far concorrere la propria diversità e quella degli altri a una fraternità più ampia, più capace di rispondere alle diverse esigenze molto complesse del mondo d'oggi. Vorrei anche dire un'altra cosa, molto spesso si confonde la semplicità col semplicismo. Questo è un pericolo, forse specialmente per noi religiosi, quel dire ma basta la preghiera, l'azione, essere buoni, poi tutto il resto viene da sé. No, la semplicità non è questo essere in balia di frasi fatte o di modalità solo cartacee esteriori. La semplicità vuol dire unificazione della persona, armonia della persona. Semplicità vuol dire aver capito che Dio creatore ci ha fatti per sé, e come ha detto quel grande che è Agostino, Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in lui. Un riposo che non è adagiarsi a far nulla, ma un riposo armonico che spinge l'uomo a coltivare i propri talenti, a armonizzare i propri talenti con quelli degli altri, a cercare il meglio per quelli che vivono con lui, a cominciare dai più vicini.